La settimana dei ragazzi di fine anno scolastico, ne parliamo con il dirigente Tito Anzolin. Beh, la settimana dei ragazzi è ormai una tradizione consolidata di questo circolo didattico che coinvolge tutti gli alunni, tutte le classi, ed è l'occasione in cui in sette giorni, gli ultimi sette giorni, tutte le classi insieme ai loro docenti, insieme ai genitori, mettono in mostra, per così dire, il risultato del proprio lavoro. È un po' un pezzo di quello che noi chiamiamo la rendicontazione sociale dell'attività didattica e dell'azione formativa della scuola. Quindi in questi giorni tutte le classi hanno realizzato delle iniziative, dalle animazioni teatrali, recite, giochi di strada, esempi di corretta alimentazione con la preparazione qui di colazione con frutta di stagione, altre prelibatezze, la mostra dei lavori realizzati dai bambini durante l'anno scolastico, l'attività laboratoriale e quant'altro. Insomma, abbiamo fatto una settimana di un'edizione straordinaria per 5 giorni seguito del Piedibus, per esempio, che ha avuto anche quest'anno un grande risultato e ha coinvolto con entusiasmo non solo i nostri alunni, ma anche, diciamo, genitori, associazioni di volontariato che operano sul territorio, a cui va ovviamente il mio ringraziamento e riconoscimento di tutta la scuola. Senza la loro preziosa collaborazione non riusciremo a realizzare tutto questo. La giornata di oggi è una delle ultime giornate, ci saranno ancora attività domani. Questa mattina alcune nostre classi, il gruppo degli sbandieratori con il gruppo delle musiche e danze del Mediterraneo hanno partecipato per esempio a Castellaneta alla manifestazione di zona organizzata dall'UNICEF, perché noi siamo una scuola in rete UNICEF, una delle scuole con il riconoscimento dell'UNICEF, come si dice, di una scuola amica dei bambini. E questa sera c'è un'altra importante manifestazione, dopo la messa in scena, diciamo, di una recitazione, peraltro in dialetto palagianese, organizzato dai bambini di quinta che sono in uscita, diciamo, dal loro primo percorso, e l'esibizione anche qui degli sbandieratori e del gruppo di musica e danza. Adesso ci sarà in conclusione un seminario breve organizzato insieme alla Fratres, associazione di volontariato e tutti noti, e nell'ambito del quale ci sarà la premiazione dei lavori, dei migliori lavori che hanno fatto i nostri bambini, le nostre classi che hanno partecipato al concorso organizzato proprio dalla Fratres sull'importanza della donazione degli organi. E quindi, diciamo, mettiamo anche qui insieme quella che è un'altra tradizione forte di questa scuola, cioè l'educazione alla pace e alla solidarietà, azioni di solidarietà concreta e di sensibilizzazione, informazione e sensibilizzazione degli alunni intorno a questi temi importanti, appunto, della solidarietà. Pure con la famiglia, il nostro tempo libero lo impegniamo nella Fratres, gente che non gira alle spalle al momento in cui c'è una persona che ha bisogno, gente che stende il braccio, ci hanno mandato questa lettera di ringraziamento. Però nella Fratres ci abbiamo anche questi. Io ho fatto un convegno, lo facemmo, scusate, aiutatemi, a marzo, sì, il 30 marzo, facemmo un convegno proprio sulla donazione del midollo osseo, perché purtroppo, anche in palagiano ci sono parecchi casi di leucemia, e credetemi, quando vengono in associazione a chiederci cosa possono fare, ci sentiamo una nullità, perché là come Fratres, come donatori, li possiamo solo ed esclusivamente aiutare solo nelle trasfusioni di sangue, di piastrine o di plasma. Un'eventuale donazione bisogna essere compatibili, però siamo pochi tipizzati, te lo diceva pure la dottoressa Minnini di Bari, che è la primaria del centro di tipizzazione di Bari, e lei proprio mi chiedeva di entrare nelle scuole, mi diceva: Leti, bisogna entrare nelle scuole superiori. Io sono molto disponibile, mi disse, ad entrare, voi organizzate tutto, io vengo, non ho problemi, però bisogna divulgare sta notizia della tipizzazione, perché più siamo tipizzati e più abbiamo la possibilità di aiutare.
tantissimi, quindi anche questo dimostra che la cosa è piaciuta ai bambini, altrimenti non avrebbero prodotto nulla. E basta così. Sbandieratori è quella delle danze interne, siete bravissimi, è una cosa bella è vedere questi bambini già motivati in quello che può essere l'espressione della propria decisione, delle scelte di manifestare un impegno ad esprimere qualche cosa, non solo per se stessi ma anche come relazione di vita sociale, in gruppo, cioè collaborare con l'altro, è quello, e ripeto, riprendo il concetto del dirigente, il professor Anzolin, è la più bella rivoluzione che si può fare nella vita e nella storia dell'uomo, la rivoluzione della solidarietà. Se vogliamo ottenere grandi risultati, se vogliamo raggiungere grandi traguardi, armiamoci di buona volontà, diventiamo rivoluzionari per la solidarietà. Una cosa bellissima la donazione, sia degli organi che del sangue. Cominciate a comprendere l'importanza di questi valori. Io il mio lavoro che faccio abitualmente è il medico. Se il sangue o la donazione di un organo può salvare la vita, si può dire può salvare la vita. Ci sono delle circostanze in cui il sangue o l'organo salva la vita umana. La vita umana che non ha valore, cioè il valore che ha è incommensurabile, non ha prezzo, è una cosa bellissima. La vita dell'uomo è una cosa sacra, è una cosa importante, va rispettata e va difesa. Bravi, grazie per avermi invitato, grazie a voi per questo programma. Grazie, vi saluto. Grazie.